Buonasera telespettatori di ATV, ben ritrovati a questo appuntamento di Daedalus. Come sempre ogni mercoledì sera, tra pochi giorni si vota per le europee, ma noi questa sera abbiamo scelto di parlare di una cosa più importante secondo noi, delle elezioni, perché domani è un anniversario, scusate la ridondanza, importante per la storia del nostro paese, l'anniversario della strage di Capaci, 1992, 23 di maggio, viene ucciso insieme alla sua scorta Giovanni Falcone, ucciso da un attentato mafioso, dallo scoppio di una bomba messa da Cosa Nostra, dalla mafia in Sicilia. Per farlo, per parlare, per approfondire questo tema, siamo in studio con Walter Giovannini, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello, ex procuratore aggiunto. Grazie per essere con noi, per essere tornato a Daedalus. Abbiamo bisogno appunto del dottor Giovannini per ricostruire tutte le pieghe di questa vicenda, per ricordare quei giorni, per ricordare chi è stato anche Giovanni Falcone. Allora io da prima, dottore, le chiederei di inquadrare semplicemente, di ricordare a noi giovani, anche se io non sono più tale perché avevo 16 anni quando c'è stata la strage di Capaci, quindi bene o male i ricordi li ho, però ecco, anche a ragazzi più giovani, chi era Falcone e cosa è successo in quel giorno. Buonasera. Allora, era un sabato, pomeriggio inoltrato, una calda giornata di fine maggio, era il 23 maggio del 92. Personalmente lo ricordo benissimo perché ero magistrato da 7-8 anni, ero da poco tornato a casa, ero di turno e accesi la televisione, forse casualmente, e vidi come tutta Italia quello sfacelo. Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, si stavano dirigendo su tre vetture blindate, tre Fiat Croma blindate, che era la vettura in auge all'epoca per tutelare le personalità. Si stavano dirigendo dall'aeroporto palermitano di Punta Raisi verso il capoluogo. Erano giunti in aeroporto da Roma. Falcone da qualche tempo lavorava, era direttore della Direzione Generale degli Affari Penali, un ufficio strategico dell'amministrazione della giustizia, e questa sua scelta di andare a lavorare con il governo gli causò non pochi problemi di natura, diciamo, anche interpersonale, nel senso che qualche collega criticò in maniera pesante questa sua scelta. Se vuole poi possiamo tornare, certo, brevemente, sì, sull'argomento. E si concessero un fine settimana, sarebbero rientrati il lunedì, partendo dall'aeroporto di Roma Ciampino, il secondo aeroporto della capitale, quello, diciamo, dei voli istituzionali, più tecnico, a bordo, sì. Più tecnico, bravo, sì. A bordo di un aereo istituzionale. E atterrarono, il volo fu assolutamente tranquillo. Diciamo subito che all'esito dei molteplici delle molteplici indagini lunghe, difficili, e processi che ci sono stati, è rimasta un'ombra scura sulla fonte, cioè sulla persona fisica che fatalmente informò chi doveva informare dell'orario di partenza, e è rimasta parimenti sconosciuta la fonte che informò chi doveva informare dell'orario di arrivo, cioè dell'atterraggio dell'aereo all'aeroporto. Come accade in questi casi, la personalità, cioè Falcone, la moglie, presero posto a bordo della vettura blindata che si posizionò al centro, diciamo, del convoglio, e partirono alla volta di Palermo. Fatti pochi chilometri, giunti all'altezza dello svincolo di Capaci, l'asfalto esplose. Esplose lanciando in aria uomini e cose. Per la verità, l'evento si è verificato nel comune di Isola delle Femmine, però poi nella storia giudiziaria, e ormai storia con la S maiuscola del nostro paese, è da tutti ricordato come la strage di Capaci. Possiamo immaginare l'effetto di 400 kg di esplosivo, perché tanto si è riusciti poi a risalire
tanto ammontava il quantitativo di esplosivo, che venne messo in una canaletta di scolo, in un canale di drenaggio che passava sotto l'autostrada in quel punto. Vennero usati degli skateboard per entrare nel canale di drenaggio. Teniamo presente che questa non è un'attività che si fa in pochi minuti, quindi evidentemente l'attività è iniziata nel momento in cui l'aereo con a bordo Falcone e Francesca Morvillo, un magistrato, una collega che morirà con lui, con il marito, nell'attentato, insieme agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, attrezzarono la trappola esplosiva, posizionando appunto questo esplosivo, del tritolo, comunque un esplosivo assolutamente dirompente. Una particolarità, vennero tagliati dei rami, perché naturalmente dal punto di osservazione che era posto su una collinetta poco distante, qualche centinaio di metri in linea d'aria dall'autostrada, era posizionato colui il quale aveva il compito di schiacciare il pulsante del radiocomando. Siccome ci voleva una elevata professionalità, perché occorreva far deflagrare il tutto nell'esatto momento in cui tre vetture lanciate ad una velocità, esatto, sicuramente immagino che non andassero piano, se erano velocità di crociera, forse anche un po' di più, passavano su questo piccolo canale di scolo per creare una sorta di mirino, quindi per avere meglio precisa la visuale. Posizionarono tutto questo, poi lo accerteranno le indagini successivamente, verrà anche dichiarato da anni dopo da qualche collaboratore di giustizia, posizionarono un frigorifero o originariamente di colore rosso, dipinto di rosso, comunque funzionava come puntamento per l'osservatore, che con un binocolo, nel momento in cui le vetture, la prima vettura incrociò il frigorifero, spinse quel bottone e tutto saltò in aria. Quando si sparse la notizia, nella serata, i mafiosi reclusi nel carcere di Palermo festeggiarono, e dal loro punto di vista ne avevano ben d'onde, perché Falcone e i colleghi del pool avevano inferto sconfitte durissime al potere mafioso. Fino a quel momento Falcone che cosa aveva fatto? Chi era? Intanto ricostruiamo come nasce Falcone come magistrato, che lo ricordiamo subito ai telespettatori, lei non ha mai conosciuto, però da questa sera traspare la stima che lei ha per lui. No, io Giovanni Falcone non l'ho mai conosciuto, perché io ho sempre lavorato in realtà giudiziaria del Nord Italia. Il mio desiderio sarebbe stato di andare in prima nomina a fare il pubblico ministero in Sicilia, perché c'era un posto in particolare che mi stimolava molto, presso la Procura di Trapani. Poi, siccome le scelte avvengono attraverso una graduatoria, io non ero collocato in una graduatoria particolarmente brillante e venne preso da un altro collega. Io il giudice Giovanni Falcone non ho avuto l'onore di conoscerlo. Se fossi andato in Sicilia probabilmente lo avrei anche incrociato. Diciamo che ho imparato a conoscerlo quando questo nome, che divenne il giudice per eccellenza, è inutile che ci giriamo attorno. Giovanni Falcone, credo che come tutti o la stragrande maggioranza dei magistrati di questo paese, quando diventiamo magistrati vogliamo essere dei magistrati normali, non abbiamo velleità particolari. Falcone all'inizio svolse in città diverse da Palermo, Palermo è il luogo dove è nato, funzioni di magistrato penale, poi approdò alla sezione fallimentare, quindi fece il giudice civile per molti anni, era un giurista, poi mostrò spiccate doti investigative, ma lui era un giurista puro. E poi venne chiamato, dopo l'uccisione del giudice Cesare Terranova, altra vittima della mafia, l'ufficio istruzione di Palermo. L'ufficio istruzione all'epoca esisteva, il codice vigente ovviamente non era ancora in vigore, l'ufficio istruzione era un po' il motore investigativo delle indagini complesse.
era composto da magistrati e non da pubblici ministeri, che i pubblici ministeri lavorano in procura. La dirigenza dell'ufficio istruzione venne assunta da Rocco Chinnici, che stimava Falcone, Borsellino e altri colleghi di Falcone e Borsellino, perché non va mai dimenticato che il cosiddetto pool antimafia si componeva di altri magistrati, erano 4 o 5 magistrati. E chiese ed ottenne la disponibilità di entrambi. I due giudici entrarono a far parte del pool, che allora ancora non era il pool antimafia. Ricordiamo che Rocco Chinnici a sua volta saltò in aria a seguito di un attentato dinamitardo della mafia, e cominciarono ad affrontare le prime grandi inchieste che all'epoca erano soprattutto quelle che si indirizzavano al contrasto del traffico di stupefacenti, perché quando la mafia scoprì, Cosa Nostra, scoprì quanto poteva essere lucrosa l'attività di approvvigionamento e spaccio in grandi quantità di sostanze stupefacenti, abbandonò, quantomeno ridimensionò, i tradizionali canali delle estorsioni e quant'altro. E le prime grandi indagini furono svolte in collaborazione con l'autorità giudiziaria americana. Lì nacque il rapporto tra Giovanni Falcone e il procuratore di New York, che poi diventerà Giuliani, diventerà il sindaco, il governatore, eccetera, eccetera, fino a che non iniziò la grande indagine che porterà al maxi processo. Il maxi processo che, le chiedo se è stato questo a muovere poi la mano di Cosa Nostra, di Totò Riina, cioè nasce tutto da lì quindi, dottore? Ah, ovviamente non lo dico io, che non ho particolari competenze. Lo dicono le carte giudiziarie e ormai la storia giudiziaria, e non solo del nostro paese. Il maxi processo non nasce come maxi processo, nasce come un'indagine, diciamo, ordinaria, che via via si implementa. È come un lago nel quale sboccano via via sempre un maggior numero di fiumi, che sono rappresentati da un certo punto in avanti anche dai collaboratori di giustizia, in primis Buscetta. Ma prima di ciò, questi fiumi investigativi, chiamiamoli così, sono rappresentati dal nuovo metodo investigativo che Giovanni Falcone introduce insieme a Paolo Borsellino e agli altri colleghi del pool, che elabora e perfeziona. Oggi, quando si parla di analisi dei flussi finanziari, è routine. Oggi in qualsiasi indagine, sia di grande che di medio livello, il flusso finanziario viene analizzato. Oggi abbiamo anche strumenti estremamente più penetranti, è tutto più semplice e tutto più veloce. Allora, volgarmente si diceva, bisogna seguire i piccioli, che in siciliano diciamo sono il denaro, i quattrini. Ebbene, i colleghi di Palermo, Falcone e Borsellino in primis, inaugurarono la stagione delle indagini bancarie vere e non virtuali. Avevano intuito, dedizione assoluta, perché, ripeto, oggi è o sembra più facile. Allora bisognava esaminare assegno per assegno, contabile bancaria per contabile bancaria, e assegno fronte retro, perché da una banale girata dell'assegno medesimo poteva nascere quel collegamento, e così accadde in alcuni casi, che solo la dedizione e l'amore per il proprio lavoro, che non conosce orari, che non conosce limiti, mi verrebbe da dire, ha portato che quella mega indagine diventasse poi il cosiddetto maxi processo. Se posso dare due numeri, certo, che possono essere interessanti per chi ci ascolta. Quel processo, che a tutt'oggi, per quel che consta, è il processo penale più grande che si sia mai celebrato al mondo, vedeva 450 imputati, più di 200 avvocati, vennero ascoltate centinaia di persone, ufficiali di polizia giudiziaria, testimoni, vittime sopravvissute, ma soprattutto familiari di vittime decedute, spesso non ritrovate, cosiddette morti bianche.
e all'esito vennero inflitti 19 ergastoli e più di 2600 anni di carcere. Fu un colpo spaventoso per Cosa Nostra. Vi fu naturalmente l'appello e il potere mafioso, il gota del potere mafioso, perché la grande forza di quella ricostruzione giudiziaria fu quella di riunire tanti segmenti, tante tessere che venivano investigate a flash e fornire per la prima volta una ricostruzione unitaria del fenomeno mafioso, identificando con nome e cognomi i membri della commissione, cioè del governo di Cosa Nostra. Il gota di Cosa Nostra sperava molto che ci fosse una rilettura tecnico-giuridica, perché i reati erano particolarmente complessi. Certo. Sperava molto che ci fosse una rilettura tecnico-giuridica in Cassazione, cosa che non avvenne, e quindi, come si dice, la sentenza passò in giudicato. Questo probabilmente scatenò la voglia di reazione, e le date possono essere emblematiche, perché il processo di primo grado durò 2 anni, iniziò nell'86, terminò nell'87, poi ci fu la fase dell'appello, ci furono i vari passaggi, la Cassazione si pronunciò definitivamente nel gennaio del 1992, a maggio Falcone saltava in aria, forse un nesso c'è. Non serve aggiungere altro, ci fermiamo per qualche minuto, poi di nuovo in studio ancora a parlare con il dottor Giovannini, sempre di Giovanni Falcone, della strage di Capaci, a tra poco. Nuovo in studio con Dedalus, questa sera parliamo di Giovanni Falcone, della strage di Capaci, di cui domani ricorre l'anniversario, il 17°. Siamo con Walter Giovannini e abbiamo parlato nella prima parte di chi era Giovanni Falcone, di quello che ha fatto, delle grandi inchieste, del maxi processo contro la mafia, ricordando anche appunto i particolari del terribile attentato del 23 maggio del 1992. Che cosa rimane oggi, dottore, dell'uomo e anche del suo metodo? Lei prima lo ha descritto molto bene, il metodo di Falcone è stato innovativo perché è riuscito ad avere uno sguardo d'insieme, a mettere insieme tutte le tessere e a fare questo maxi processo che poi non ha consentito a Cosa Nostra altra reazione se non quella barbara e violenta dell'attentato. Allora, dell'uomo Falcone che cosa rimane? Secondo me rimangono molte immagini, sensazioni, ci rimane il suo sorriso, che per chi lo ricorda per averlo visto chissà quante volte sui giornali o in televisione, è un sorriso a metà tra il timido e l'ironico. Ci rimane il suo rapporto privato, riservatissimo, con la moglie e bravissima collega, tra l'altro si occupava di diritto minorile, Francesca Morvillo. Ci rimane la sua fraterna amicizia, un po', se vogliamo, quasi demodé, con un collega con il quale non ci fu mai competizione. Avranno avuto le loro discussioni professionali come tutti, ma si vedeva che si volevano bene, che è Paolo Borsellino. Ci rimane la sua storia umana, che vede nascere in casa Giovanni Falcone nel 1939, oggi avrebbe 80 anni, in un quartiere difficile di Palermo, non perché lui fosse di umilissime origini, era figlio, si direbbe oggi, di una media buona borghesia, però il quartiere era il quartiere della Calza di Palermo, che all'epoca era un quartiere che aveva qualche problema, poi nel corso dei decenni successivi ne avrà. Quindi la sua immagine di uomo credo che sia questa. Poi ognuno di noi, a prescindere dal lavoro che fa, forse ha costruito una sua idea del tutto privata e personale di una persona come Giovanni Falcone. Dell'uomo invece, del magistrato, secondo me ci rimane al tempo stesso molto e molto poco. Ci rimane molto sotto il profilo del metodo, l'ho accennato prima, la serietà, l'abnegazione, la dedizione, l'intuito, il sapere ascoltare gli altri,
sono doti che non dobbiamo dare per scontate. Secondo me, nelle scuole, nella scuola della magistratura, oltre che ricordare i meriti giudiziari e professionali di Falcone, forse bisognerebbe anche ricordare la metodologia di lavoro, il rispetto per gli altri, per i propri collaboratori. Alzare la voce se era esclusiva e se era assolutamente necessario, ma saper valorizzare il lavoro di squadra, perché le indagini, qualsiasi indagine, dalla più semplice alla più difficile, non si fanno da sole. E soprattutto se si lavora controvoglia o forzatamente, l'indagine avanza a stento. Occorre creare uno spirito di squadra, occorre creare un obiettivo comune, occorre confondersi con le altre persone che lavorano con te al di là dei ruoli, che devono sempre essere rispettati reciprocamente. Ma io penso che Falcone, Borsellino e i loro colleghi del pool siano riusciti in quel tempo a creare questo clima, questa situazione, sopravvivendo all'assassinio di diretti collaboratori, perché non dobbiamo dimenticare che sul terreno, mentre queste persone lavoravano, rimanevano i corpi di poliziotti, di carabinieri, di colleghi magistrati. Due capi della squadra mobile di Palermo vennero ammazzati e sul posto, tre magistrati che arrivarono, c'erano i magistrati che fino al giorno prima avevano preso il caffè, discusso di lavoro e forse anche di fatterelli quotidiani privati. Insomma, il metodo introdotto è un metodo che ha fatto scuola, che non dovrebbe essere mai dimenticato, e poi io credo che già in allora, ma sicuramente oggi, senza con grande umiltà, noi magistrati dobbiamo riconoscere una volta per tutte che Falcone all'epoca era la punta di diamante della magistratura italiana. Senta, lei ha già avuto modo di spiegare che c'era in atto una vera e propria, forse così, qualcosa che si avvicinava a una guerra. Era una guerra. Tra, io avevo paura di usare questa parola, grazie per avermelo concesso. Una guerra dall'86 al 92, di fatto, che ha coinvolto da una parte lo Stato, dall'altra la mafia. Ecco. Ci aiuti a rivivere quegli anni e poi le faccio anche un'altra domanda. Questa guerra com'è finita? Perché io ricordo, e penso che lo ricorderà anche lei, le parole che vennero raccolte da un cronista del magistrato Caponnetto, che all'epoca era procuratore capo, no? Era il capo di Falcone Borsellino, che dopo la morte di Borsellino disse: è tutto finito. Ma si scusò. Allora, per noi magistrati che lavoravamo al nord, io in quel periodo lavoravo in una procura della Lombardia, il termine guerra lo utilizzavamo, ma lo utilizzavamo con una certa circospezione, perché sembrava quasi un'esagerazione visto da nord. Quindi erano più i magistrati che lavoravano al di fuori della Sicilia che avevano delle remore ad utilizzare questo termine, che ricorda che cosa? Eserciti contrapposti, esatto, che si combattono per la conquista e il controllo del territorio, lasciando morti sul campo. Ma io mi chiedo, in quale altro modo si può definire una fase storica di non breve durata in cui un esercito composto da centinaia e centinaia di uomini armati, in possesso di armi micidiali, in grado di gestire quantitativi illimitati di esplosivo ad altissimo potenziale, il tutto finalizzato al controllo del territorio, di vasti territori, in quale altro modo si può definire, se non guerra, la contrapposizione tra lo Stato e l'antistato? Ed è stata, a mio parere, susciterà qualche critica questa affermazione, ma a mio parere è stata una guerra
che si è combattuta tra lo Stato e l'antistato, lo Stato rispettando le regole che vennero via via nel tempo migliorate e perfezionate, perché sicuramente i morti innocenti e sono stati tanti, poliziotti, carabinieri, magistrati, cittadini comuni, giornalisti, fecero scattare una reazione. Poi è di tutta evidenza che la vittoria che poi fu la vittoria di una grande battaglia, cioè il cosiddetto maxi processo, rafforzò lo Stato e però forse invelenì ancor di più la voglia di reazione da parte di Cosa Nostra, dell'ala militare di Cosa Nostra, perché prevalse in un periodo l'ala militare capeggiata da Totò Riina, che oltre che a condurre una guerra civile, diciamo così, all'interno di Cosa Nostra, alzò sempre più il tiro nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti. Perché tutto ciò accadde? Probabilmente accadde perché quando venne meno l'ultima speranza di un annullamento, un rinvio, un qualcosa che può capitare in una vicenda giudiziaria così complessa, una nullità si può sempre verificare, immaginiamo l'enormità di quella vicenda processuale, si capì che a quel punto per molte persone le porte del carcere non si sarebbero riaperte per tutta la vita. E c'è una cosa che non bisogna dimenticare, secondo me. Mediamente il soggetto mafioso, non il delinquente comune, occorre avere caratteristiche particolari, ne fa quasi un vanto di espiare qualche anno di carcere da parte dello Stato sbirro, perché questo rafforza la sua immagine di duro e di responsabile di un settore, diciamo così, agli occhi della comunità di appartenenza, agli occhi dei suoi soldati, tra virgolette, rimasti fuori. Ciò che ha terrorizzato, e probabilmente terrorizza ancora, il mafioso o comunque qualsiasi soggetto facente parte di organizzazioni, di associazioni di criminalità organizzata vera, è il carcere a vita, cioè l'ergastolo, vieppiù se rafforzato dal cosiddetto carcere duro, che è una sintesi giornalistica che traduce l'applicazione di una norma di legge, che il famoso per gli addetti ai lavori 41 bis, che significa una serie di controlli maggiori sulla corrispondenza, possibilità più rarefatte di avere colloqui e quant'altro. Ecco, il carcere a vita e il 41 bis probabilmente, oltre che ferire nella libertà gli esponenti di spicco di Cosa Nostra, li hanno feriti nello spirito, perché li hanno messi nelle condizioni di non poter più gestire dal carcere i loschi affari, così come riuscivano più o meno negli anni passati, prima di questa vicenda processuale, a gestirli con pene più limitate di qualche anno di reclusione. Quindi questo significa, ragiono io, che anche le leggi servono, anzi i magistrati hanno anche bisogno di leggi fatte per bene per poter arrivare al risultato. Credo che sia la società civile che in certi momenti è rappresentata dai magistrati, i quali emettono le loro decisioni, i giudici emettono le loro decisioni, sempre premettendo il nome del popolo italiano. Sì, certamente le leggi migliorano la qualità dell'indagine e la qualità del momento investigativo, del momento preventivo e del momento repressivo, perché non bisogna avere paura delle parole. Certo. I fenomeni criminali vanno repressi, i fenomeni criminali gravi e gravissimi vanno repressi duramente. E in quegli anni vennero approvate delle leggi, affinate delle normative che consentirono a degli uomini che avevano un altissimo senso dello Stato. Ma non dobbiamo soltanto pensare a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, ai colleghi del PUL, a tanti altri magistrati di altre sedi giudiziarie.
Dobbiamo pensare anche al giovane poliziotto, e qui se posso vorrei fare una digressione di 30 secondi personale. Poi non si dimentichi di rispondere se la guerra è stata vinta, secondo lei. Anche i giovani poliziotti, i giovani carabinieri che seguivano le intercettazioni, strumento importantissimo, fondamentale, che è un lavoro che può essere anche molto noioso, stare ore e ore in cuffia a trascrivere, spesso capendo e non capendo. Anche questi giovanissimi ragazzi, questi giovanissimi appartenenti alle forze dell'ordine sono stati snodi fondamentali, perché il gruppo, la macchina, funziona se tutti gli ingranaggi, dai più grandi ai più piccoli, si muovono o cercano di muoversi all'unisono. Certo. La digressione personale, un aneddoto di 30 secondi. Sì. Un poliziotto che lavora a Bologna, che ha lavorato con me negli anni scorsi e del quale sono diventato amico, un giorno mi viene in ufficio, anni fa, e mi fa dono, perché il dono è un qualcosa di più intimo del regalo, mi fa dono di un foglio, un po' ingiallito. Io dico: cos'è? Lo apro e leggo delle disposizioni, delle... si chiamano consegne in gergo, che cosa fare quando si svolge un certo servizio. Io non lo sapevo, me lo disse in quel momento questo ragazzo, oggi un po' adulto. Era l'ordine di servizio, erano le consegne date ai giovanissimi poliziotti, tra cui evidentemente c'era questo ragazzo, che svolgevano il loro servizio nella postazione blindata in via Notarbartolo sotto l'abitazione di Giovanni Falcone. Anche questi ragazzi devono essere ricordati per il loro impegno. E ciò che mi ha colpito, a parte che è stato uno dei doni più belli che io ho ricevuto nella mia vita professionale, ma ciò che mi ha colpito è l'emozione che ho colto e l'orgoglio che ho colto negli occhi di quel poliziotto nel darmi questo documento. E anche questa è un'eredità di Giovanni Falcone. Ci fermiamo, un'altra brevissima pausa, tra poco. Di nuovo in studio con Dedalus, ultima parte dedicata alla figura di Giovanni Falcone. Domani ricorre l'anniversario, chiedo scusa, non sono 17 anni, sono 27, appunto il 23 di maggio del 1992, la strage di Capaci, in cui morì Falcone, morì la moglie, morirono i giovani della scorta, perché di giovani si tratta. Ne parliamo con Walter Giovannini questa sera. Lei ha citato prima la moglie di Falcone, perché anche tante donne sono state vittime in qualche modo di Cosa Nostra, della mafia. Bisogna ricordare anche loro, insomma, in qualche Certamente. Modo. Certamente. Ovviamente Cosa Nostra non si è mai arrestata di fronte a nulla. C'era una sorta di codice di onore del disonore, mi verrebbe da dire, datato, che vietava di toccare le donne e soprattutto i bambini. Donne sono state uccise, bambini sono stati sciolti nell'acido. Venne ucciso il ragazzino 13enne, 14enne di un collaboratore di giustizia, quindi il salto di qualità verso l'orrore Cosa Nostra lo aveva compiuto da tempo, già forse prima di questa strage. Con Giovanni Falcone morì, come abbiamo detto prima, sua moglie Francesca Morvillo, magistrato, e se vogliamo, almeno a me, questo sacrificio di un uomo e della sua donna, o della donna e del suo uomo, mi ricorda un analogo sacrificio che avvenne 10 anni prima circa, sempre a Palermo, quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che con altissimo spirito del dovere e senso dello Stato smise la divisa di generale dei carabinieri per indossare gli abiti borghesi di prefetto di Palermo, e dove riuscì ad operare circa 100 giorni. 100 giorni a Palermo è il titolo di un film che ricostruisce
la vicenda umana e professionale di quest'uomo. E anche lui morì sotto il piombo della mafia in via Carini a Palermo. Insieme a lui c'era Manuela Setti Carraro, sua moglie, che era andata, che si era trasferita a Palermo, e quindi Manuela Setti Carraro e Francesca Morvillo rappresentano due donne che sono morte insieme agli uomini, ai loro uomini, alle persone con le quali avevano deciso di convivere e condividere la propria esistenza, la propria vita. Erano sposate entrambe al generale Dalla Chiesa e a Giovanni Falcone, ed entrambe avevano una forte personalità, un forte carattere, una professione che svolgevano tutti i giorni con amore e dedizione. E non so, queste due coppie possono simboleggiare anche quel salto di qualità della mafia che non si arresta davanti a nulla, laddove uccide anche le donne. Senta, dottore, questa sera appunto abbiamo ricordiamo Falcone, la sua figura importante per il nostro paese, d'esempio per tanti poliziotti, lo ha detto anche lei, per tanti magistrati. Però cogliamo in lei, colgo in lei parole di stima, moti di emozione, insomma, ricordare questo grande personaggio. Però lui al suo tempo era amato dai suoi colleghi, cioè i suoi colleghi anche non solo di Palermo, insomma, in giro per l'Italia. Qual era il clima vero? Giovanni Falcone, io ritengo, suo malgrado, nel corso del tempo è diventato un simbolo, è diventato una sorta di ambasciatore dell'Italia, perché inaugurò tutta la stagione delle rogatorie internazionali, andava negli Stati Uniti, andava in America Meridionale, eccetera, eccetera. Inaugurò questo metodo che lo elevò a simbolo ed ambasciatore del nostro paese, ma ambasciatore della parte sana, istituzionalmente corretta, seria e determinata a combattere realmente quel cancro rappresentato dal potere mafioso dell'Italia. La parte sana del nostro paese contro il potere mafioso economico e militare. Ricordo solo questo come particolare. Negli Stati Uniti, presso in Virginia, dove è la sede dell'FBI, chi c'è stato mi ha riferito che entrando a destra, quindi subito, il visitatore lo trova subito, c'è il busto di Giovanni Falcone. Questo per dire come oltreoceano quella figura si fosse affermata per tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato fin qui. Allora, Giovanni Falcone ebbe molte amarezze professionali nel corso della sua vita professionale. Gli vennero preferite altre persone per alcuni incarichi cui aspirava, persone sicuramente degne, capaci e di valore. Però probabilmente avvertì, almeno noi giovani magistrati che lavoravamo al Nord, avvertimmo che non si valorizzò fino in fondo tutto il potenziale che Falcone poteva esprimere. Lui non venne nominato capo dell'ufficio istruzione di Palermo, ricevette, come dire, veti in altre circostanze. Sicuramente subì un procedimento disciplinare davanti al CSM, andò a difendersi perché ebbe l'ardire di affermare pubblicamente, perché allora ci si poteva lasciare intervistare anche negli aspetti più specifici della propria attività, non in generale come stiamo facendo noi questa sera, i magistrati potevano... Sull'indagine in corso, per esempio. Anche sulle in parte, perché in parte, Falcone certo. Non ha mai detto certo. Nulla delle indagini in corso, però dopo che accadde un qualcosa che a lui sembrava che potesse smontare, diciamo così, quel meccanismo che funzionava del pool antimafia, disse che si stava distruggendo il pool di Palermo. Qualche politico dell'epoca lo accusò di tenere le indagini nel cassetto, che è un'infamia. Falcone non teneva le indagini nel cassetto. Falcone, da magistrato serio, corretto, onesto, intelligente, sapeva che bisognava presentare al giudice un processo istruito bene. Quindi tirar fuori le indagini tanto per farle, Falcone non lo faceva, e secondo me faceva bene. E per rispondere, diciamo, rispetto alla prima affermazione da lui fatta,
e all'accusa da lui ricevuta si dovette anche difendere davanti al CSM, e credo che per lui debba essere stato molto 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 umiliante. Se era amato o non era amato, io credo che Giovanni Falcone in quegli anni era amato da molti, rispettato penso da tutti, ma invidiato anche da parecchi. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi questa sera, per averci ricordato la figura di Giovanni Falcone. Ripeto, dottor Giovannini non l'ho mai conosciuto, però questa sera è come se fosse stato qui con noi. Grazie dottor Giovannini, a presto a Daedalus, grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che dopo di noi Terza Pagina, poi Sport Club, vi do appuntamento poi anche per tutti gli appuntamenti per seguire le elezioni, lo spoglio delle schede, le elezioni amministrative, soprattutto quelle che riguardano i nostri territori. Grazie e buona serata. Buonasera.